Niente random craft, martedì qualche cosa, tipo il 20 qualche cosa di agosto. Sono in trasferta, come vedete dallo sfondo, che decisamente non sembra Trieste. Sono vicino a Salisburgo, da mia zia, a trovarla, che tra l'altro mi sta anche fotografando in questo momento, in modo da farmi ancora meno a mio agio. Allora, l'unica cosa di craft che da mostrarvi è un sottotazza che ho fatto, un mug rug, e lo metteremo come al solito qui nello spazio perché me lo sono dimenticata a casa, ovviamente. Ed è un sottotazza fatto con gli anelli olimpici, perché io sono una patita delle Olimpiadi. Questa volta erano tra l'altro in un fuso orario comodo, per cui sono riuscita a seguirmele con attenzione. E mi è venuto in mente che volevo provare a fare un sottotazza con gli anelli olimpici che si incastravano. Ho visto dei quilt, tra l'altro, anche fatti così, ma non avevo tempo né voglia di fare un intero quilt. E quello però di divertente, per cui ho fatto un tutorial, non è il fatto di fare il sottotazza, che non è particolarmente né difficile né niente, ma perché ho utilizzato la fustella della Sizzix tonda per fare anche gli anelli. Per cui ho utilizzato le due dimensioni diverse della fustella, quella un po' più grande e quella un po' più piccola, e ho trovato un po' un sistema per centrare bene il tondo già tagliato su quello più piccolo in modo da ottenere l'anello. È stato divertente e mi sembra abbastanza comodo come sistema, e quindi ho fatto un tutorial che è già online, perché volevo metterlo prima della fine delle Olimpiadi, giustamente. Per cui quello lo trovate, ve lo linkerò anche BGG qua sotto da qualche parte. Tra l'altro mi sto incastrando dentro un cespuglio. Allora, che cos'altro vi racconto? In realtà poco, perché sto disegnando un sacco di cose che devo ancora testare, e quindi non ho niente di particolare di nuovo da farvi vedere, di paper piecing o di niente. L'ultimo modello che ho messo è la tazza di caffè, che vi ho fatto già vedere, per cui non ho assolutamente altre cose di craft da farvi vedere. Sul fondo del video, come al solito quando sono in trasferta, soprattutto per le ragazze americane che gli piace vedere un po' di posti diversi, metto qualche immagine e spezzone di filmato girati qui a Salisburgo. Tra l'altro questa settimana c'è ancora il Festspiel, quindi il festival di musica classica, e molto bello, proiettano all'aperto gratuitamente nella piazza vicino al Duomo, in pieno centro di Salisburgo, su un enorme schermo, alcune delle opere che danno. Per cui ieri abbiamo visto il Flauto Magico, veramente molto molto bello, molto suggestivo, veramente bello. Cos'altro vi racconto? Niente, direi, per cui vi lascio con un po' di immagini, con questa mia visione deliziosa in D&Doll austriaco, e no, non l'ho comprato per fare show, lo uso anche abbastanza frequentemente a Trieste, perché abbiamo ancora un pochettino così noi, c'è rimasta il cuore austriaco di quando eravamo ancora parte dell'impero austro-ungarico, e quindi forse ne compro anche uno nuovo questo pomeriggio, adesso vediamo. Quindi un abbraccio, ciao a tutti, ci vediamo alla prossima. Thank you.